Ciao a you, benvenuti in questo nuovo canale che chiamerò YouTubers Games. Perché ho creato questo canale? Perché io sono un nerd inside. Sì, ammetto di essere nerd e amo i videogiochi da quando ero piccolo. E quindi voglio aprire questo canale per dedicarlo prettamente ai giochi. Comincerò con dei giochi che sono per PC e nel mio caso per Mac, e poi vedremo come andrà la cosa. Intanto, vi ricordo, se vi va, iscrivetevi a questo nuovo canale dove continuerò le varie saghe, tipo Outlast sicuramente la continuerò, ne farò di nuove, ma oggi mi tocca affrontare un gioco che hanno affrontato tanti gamers di YouTube. Premetto che io non sono un gamer, lo faccio giusto perché mi piace giocare. Il gioco più difficile del mondo. E quindi comincio subito con la prima partita. Ok. Si comincia. Play game. What the fuck? Don't know what you're getting into. Non sai in cosa ti stai buttando. Il primo livello dovrebbe essere abbastanza facile. Ah, ce la faccio. Ce la faccio. Ce la faccio. Dritti al traguardo. Che c'è, palline? Non mi prendete? Cazzo. Mette ansia sta cosa. Oh, I can almost guarantee you will fail. No. Vaffanculo. Vaffanculo. Ci sono! Boom! Primo posto per Michael. Ma su cazzi. A posto. 3, 2, 1, inserimento che non va. Attenzione, non va. Quante cazzo di vita sto. Ok, la prima parte abbiamo capito che riesco a farla, è la seconda che non mi riuscirà nemmeno se. Ah! Ok. Ancora. Ma vaffanculo! Se no! Ma che cazzo, ma chi l'ha creato sto. Chi meno matto ha creato sto gioco? Devo trucidare la famiglia dello sviluppatore di. Non è possibile con un quadratino. E dei pallini mi fa incazzare! Ok, oh, il ventilatore. Perdo subito, mi sembra giusto. Oh, corri, Forrest! Girano le pale. Mi girano le palle perché non. Salvati! Ma vaffanculo! Mi dà pure. Speranza. Devo andare subito! Subito! Wow! Ne ho lasciato uno. Secondo me devo farlo diretto, cioè senza fermarmi. Tipo così. Oh! No! Gira! Gira, aiuto! Ma che palle! Spacco bottiglie, ammazzo tua famiglia. Ci sono, no! Oh, un po' cazzo. Devo solo arrivare all'altra parte. Signor quadratino rosso, dobbiamo arrivare solo all'altra parte. Mocca mamma. No. Me lo sento che ci riesco. Me lo sento che ci riesco. No. Vengono i crampi nel cervello. Oh! No! No! Attenzione! Ruba l'ultimo pallino! E vaffanculo! Ok. Mi vengono le convulsioni. Basta! Ci sono. Tension. Ok, qui non dovrebbe colpire. Perché mi colpisci se. Ma perché? Ma è stressantissimo! Allora, ok, questo l'ho fatto. Poi vado qui. Ok. Prossimo target! Oh! Sono arrivato al checkpoint. Qui non mi colpisci e nemmeno qui. Quindi salve. Devo arrivare qui! Fermati! Oh, per la gloria, vaffanculo! Cazzo per la gloria! Oh, ci sono! E ci sono, lo faccio più velocemente perché sono un genius.
E scappa! May I have your attention, please? Arriverò al traguardo. Salvo, secondo checkpoint. Vai! Sì! Godo. Godo come una scimmia con un phon. Mi sento un imbecille, però. Ad andare così lento. Salvo, anche qui, attenzione. Ehi, hey, Roger. 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 Questa musica è intrippante, però. Cioè, sembra un festino tecno. Oh, ci sono. Si inserisce! E poi... Ole, don't get this now. Una serie di ventilatori, un negozio di ventilatori. E ci riuscirò al primo colpo. Sono certo. Ne sono certo. Ne sono certo. Vaffanculo. No, comincio a incazzarmi. Però no, perché mantenendo la calma e sangue freddo raggiungi il checkpoint. E dal checkpoint poi vado su! Ma io sto gioco veramente è una cosa bruttissima. Scendi giù e si ritorna con la passeggiata per andare al traguardo. Attenzione, BTK, how fast you can go. Oh, che cazzo, come si fa stavolta? Oh, yeah. Cioè, ROCK! Ma mi sembrava strano che al primo colpo ci riuscivo. Preso il primo. Attenzione, supera. Voi palle danzanti, non mi prenderete mai. Forse. No, avevo sbagliato tasto, però, ma che cazzo. Ma perché sto tornando indietro? Aiuto! Sì! Sì! Oh! Attenzione! Da cavo, no. Io spero che chi ha creato sto gioco sia imploso. Ma questo non dovrebbe essere un checkpoint. Cioè, se io adesso muoio non dovrei ripartire da lì. Yeah. Yeah. I'm a freaking... Oh, I'm fucking winning! Cazzo, vaffanculo! Attenzione, concentrazione. Focus on your objective. Oh, and that's one. Ok, questa qua abbiamo capito che ormai l'ho imparato a memoria. È qua che diventa una bastardata incredibile. Incredibile! Incredibile, amici! L'ultimo. No! Sento che questa è la volta buona, John. Se la senti. La senti? La senti? Mi sto perdendo, mi stavo confondendo gli occhi, ste palline. Oh no! Ma quante volte sono morto? Lei, signor drogato che ha inventato questo gioco, morirà. E la sua morte sarà lenta e brufolosa. Va, basta! Vado per sopra! Cambia il lato. Cambia la storia. Attenzione, questo è per la vittoria! Wow, that's fucking awesome! Sì, ritorniamo indietro piano piano, vedi, piano piano. Andiamo passeggiando tra le palline. Oh, sì. Devo solo... Ok, devo andare solo al traguardo. Solo al traguardo e vado al prossimo level. Level. Oh, don't get confused now. Ok, questo è... Che è? Pac-Man. Qua. Sì. Per la gloria! Yeah, I'm freaking out. Oh mio Dio, no! Sì, Godo! Ok, quindi vuol dire che la prima parte bisogna farla così. Alla seconda parte... Non... No. Alla seconda parte no. Oh, I'll follow you. That's what I mean, man. Ci sono! Per la gloria! Vai, muco di vecchia! Ma va a cacare, vai! Oh, ma come si fa sto livello? Ma si fa sto livello? Cioè, si supera? Ah! Lo brucia!
Lo brucia! Uh-huh! Devo solo arrivare dall'altra parte. Facciamo passare sto pallino di merda. E adesso, attenzione, per la gloria! Per la gloria! Uh-huh! Oh! Ora! Mamma mia! Dove passo? Ah, sì. No. Sì! Secondo me avevo sbagliato strada prima. Ad ogni modo, mi faccio passare, grazie. Ok. Ok, calma. Calma! Sì! Sì! No! Ce la si fa. Ce la si fa. Ma va a cagare. Ma perché sempre... Cioè, io poi, ancora più imbecille, vado sempre là. E ci casco sempre. Ma stavolta non mi fotti. Sì! Ok, devo solo arrivare dall'altra parte. No! No, non andiamo a prendere l'altra volta la pallina, voglio, ma che palle, però. Non si può fare tipo un checkpoint un po' più cristiano. Passa! Attenzione, si infiltra! Non si infiltra, non si infiltra niente. Supera il primo ostacolo. Attenzione per i giochi senza frontiere ancora. Diego Laurenti che si inserisce. Questa cosa va benissimo. Oh! Oh! Ultra! Hooligan! Ora! Per la gloria. Ma per la merda! Sono morto 6 anni in pratica, cioè 134 morti. Ma sono 30 livelli, ma chi cazzo li fa a tutti? Penso che mi hanno ricoverato. No, 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 no. Fa, ora adesso vado con calma, guarda così, cioè come se niente fosse. Io passo, passo qui, poi passo lì e non passo. Passo un cazzo. Passo qui tranquillamente e prendo il primo pallino. Poi lui mi uccide e io mi incazzo. Perché? Perché vado lì, vaffanculo, tua madre ha il raffreddore in petto. No! Oh, wow, wow, wow. Ma no, ma perché? Ma come si fa là? Non ci può, non ci si può impallare su un punto, che è veramente una cosa... Uno, due, tre, sì! When you're against great enemies, harder than... Ah, più difficile di quel che sembri. Ma no, no, sì, infatti sì. Così, vedi, con calma, guarda. No, c'ero riuscito! A fare meno un decimo di livello. Mi sto sentendo veramente un impedito. Ma come cazzo è possibile che... Vaffanculo! Ma io questo gioco è snervante. Ci organizziamo e mi fai sapere quando mi vuoi far passare, figlio di trota. Eccolo, eccolo, ecco, no. Woo! Oh yeah. Ma ci stavo riuscendo. Ok, sto piano piano sto cominciando a fare passi progressi verso una vittoria che sta per arrivare. Verso l'infinito e oltre. Sta minchia. Oltre sta minchia. Ma io veramente, mamma mia, mamma mia. Maronna mia, maronna mia. È meglio una settimana di isolamento in carcere, secondo me. Cioè, questa cosa è talmente frustrante. Io vorrei scappare di casa. Io lascio tutto. Vado a vivere sotto i ponti. Perché non si può fare sta cosa. Cioè, guarda qua, io ci provo, ma veramente impossibile. Wagyu! Ma la smettiamo! Non esiste manco un cazzo di bug in questo gioco per infiltrarci. No, infatti no. Basta, basta, vai giù, basta, basta. No, ma non c'è una, ma è insostenibile. Non lo farò mai più, cioè vi avverto, non lo farò mai più, voglio, non ce la faccio. Cioè, mi ha messo ansia sto gioco, guarda, c'ho le mani sudate. Voglio, nel frattempo, ma lasciate un commento qua sotto per farmi sapere se avete superato almeno voi sto livello.
il livello 10, perché per me è veramente una situazione frustrante. Casomai sotto scrivetemi anche il, consigliatemi giochi che posso, fare, ma che possibilmente non siano così, perché io stasera farò un omicidio. Io vi avverto, stasera farò un omicidio. Ma nel frattempo allo sviluppatore di questo gioco, penso a nome di tante persone che abbiano giocato, vaffanculo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.